Le 80 statue di Prato della Valle raccontano in pratica la storia della città dal 1200 fino alla fine dell'Ottocento, attraverso le grandi personalità che rappresentano e che hanno segnato lo sviluppo di Padova, da Antenore a Tito Livio, da Dondi dell'Orologio a Petrarca e Mantegna. Purtroppo lo stato di salute delle statue era pessimo e così il progetto di restauro era necessario. Una buona parte, grazie ai contributi privati, sono già state sistemate. Sono uno degli elementi più rilevanti da un punto di vista culturale, architettonico, simbolico, una delle piazze più belle del mondo con le sue 78 statue, ahimè, che conoscevo in uno stato di degrado molto pericoloso, specie i fattori atmosferici, la colonizzazione batterica. Ne mancano all'appello 25, già sistemati anche gli obelischi. In questi ultimi due anni abbiamo restaurato la bellezza di 40 statue, ce ne sono altre 13 in corso di restauro. Sostanzialmente mancano all'appello 25 statue. Il restauro di ogni statua costa circa 15.000 euro. Per completare il progetto, che cambierà anche la prospettiva della piazza, ecco l'appello a cittadini e aziende. Faccio quindi un appello ai cittadini e all'imprenditoria padovana, perché è bello che un singolo cittadino, un insieme di cittadini o un imprenditore adottino una statua. Senza dimenticare che tutto si inserirà nel contesto più ampio dell'ex foro boario e del parcheggio di Piazza Rabin, una bellezza complessiva già immaginata dal favoloso progetto di Andrea Memmo nel 1775. Fra 7 mesi tutto sarà completato. La sua statua preferita? Beh, direi il Petrarca, nel senso che è il grande umanista che, pur non essendo padovano, visse moltissimi anni a Padova, fu adottato dalla famiglia carrarese e diede rilievo internazionale e vorrei dire europeo sostanzialmente alla nostra città.